Buongiorno a tutti, oggi sono vestito così perché è domenica e chi mi riprende è Gigi, e lui è il vero tappezziere, però non vuole farsi inquadrare, allora spiego io. La parete, la vedrete dopo com'era, adesso io sono arrivato in ritardo, sono le 9 e Gigi è già in azione. Preparata la parete, tutta stuccata, abbiamo dato niente. Gigi ha dato una mano di lavabile, giusto Gigi? Poi? Gigi. Che serve un fondo omogeneo per la parete. Poi, calcolando la larghezza della tappezzeria, che può variare da 53 cm anche a 90 a 1 metro, in questo caso il 69, si batte un filo piombo Avanti che pure, è Gigi. pronto per la posa della tappezzeria. Stiamo aspettando che la colla si diventa impasta perché era in polvere, si dà una mano di colla a parete, una volta asciutta, Puoi andare anche più indietro a far vedere tutto, tanto possiamo vedere anche la carta che. una volta asciutta la colla in Vieni, parete, si passa all'applicazione del vuoi paralatto. fare l'odontoiatra? Va più sendreno! Ok. Ti faccio prendere il piano, guarda gli occhi. E lui Gigi. Adesso andiamo anche sul tavolo a vedere. Questo è il tavolo mitico di Gigi che si porta sempre dietro. La colla, spieghiamo anche la colla, Gigi. La colla a volte va dato da chi fornisce la tappezzeria, in questo caso no, ma solitamente una colla in polvere che io ho già cominciato a fare, si diluisce in 5 litri di acqua. La colla in origine si trova in un pacchettino, Non dire le marche, Gigi, che non le no, dico in un mai. pacchettino di questo genere. E in polvere 5 litri d'acqua, versare poco alla volta e mescolare energicamente. Lasciare lì 15-20 minuti Sì, ma leva la mascherina. che dalla colla Dal bar siamo in tornati polvere indietro. diventa impasta, leggermente impasta. La colla è quasi pronta. Quanto tempo ci vuole, Gigi? Leva Dai 15 minuti alla mezz'ora. la mascherina, siamo io e te, a volte mi baci anche. Mentre si fa la colla si comincia a guardare il palato. In questo caso Non potevi accendere altre luci? Non ci sono. è un palato che ha un rapporto di 60 cm. Stende il primo foglio, poi si controlla sempre il disegno col secondo rotolo. Controllare bene il disegno perché in questo caso non è pari, ma rimane dispari, seguendo la cornice lavorata e quella liscia. In questo caso viene il disegno, uno sì, uno no, una finestra cieca e una con la scimmietta. Fai che sei meglio di Gresan a spiegare, Gigi. E non voleva fare il video. Una volta presa l'altezza della parete, da soffitto a pavimento, controllando che non ci sia il fuoribolla del soffitto, già misurato è 3 metri da soffitto a pavimento, si passa al taglio. In questo caso, avendo la cornice grande, si comincia col tagliare questo soffitto perché la parete, il soffitto, deve vedersi questa striscia perfettamente e il disegno va a morire in fondo, tagliando il disegno in fondo al pavimento.
Quando fai i rotoli non guarda il disegno della cosa, ma guarda i metri lineari della tappezzeria. Si taglia leggermente abbondante. Questo pezzo poi non si vedrà una volta in posa perché va sul soffitto e viene ritirato a filo soffitto. 3 metri di altezza. Cominciando naturalmente dal disegno dove si deve far vedere, non dallo scarto. Due. 3 metri. E vedete che in questo caso non vado a scartare niente perché il 3 metri batte qui prima del disegno iniziare. Io voglio dire una cosa su questo tavolo. Gigi, quanto tempo è che c'hai questo tavolo qui? Circa 30 anni che è con me. Gigi a settembre va in pensione. Ha iniziato da 14 anni, da ragazzino. Nel 77 sono. Perché ero appena nato, momenti. Avevo 4 anni, 6 anni. E questo tavolo gli è stato donato dalla prima ditta che lavorava. Mi fa questo il tuo banco di lavoro e ce l'ha ancora. Cioè, questo si chiude alla fin fine e diventa come un tavolo da picnic. Esatto. Già, andiamo avanti con la preparazione dei fogli. Calcolando quanti peli ci vogliono, li taglio subito, sempre mentre si fa la colla. In questo caso sono 5 peli, poi c'è una porta da rivestire. Però continuando il disegno, vanno tagliati tutti i Tagliamo 5 fogli, giusto? pareti. Sì. Ma Gigi, ti vuoi levare sta mascherina o No, sono abituato. a lavorare con la mascherina. Ok, adesso metto un attimo in pausa, tanto taglia i fogli. Ha ripreso. Ok, allora, il foglio, vedete, si arriccia sempre sotto. Gigi l'ha preso, l'ha ripiegato un attimo per farlo arricciare. Poi molti anni fa si dava la colla sulla carta e su parete e poi si stendeva quando era quasi umido, giusto Si Gigi? lasciava macerare qualche minuto il foglio per la dilatazione della carta. E anche bravo, ma non vale spiegare. Adesso, in questi ultimi anni, bisogna seguire l'opuscolo o biglietto. Non va Sì. più dato sia sul foglio sia su parete, aspettare tutto. Se voi leggete questo, io non giro il foglio, ma le istruzioni sempre dietro. Negli ultimi anni si dà solo su parete, Sulla parete, sì. si lascia un attimo macerare. Come Macerare. dice Gigi, lui usa grandi termini, io come la conoscete molto carattere, se la sa così. Buongiorno! Quindi. E poi, no, c'è un Vai, permesso, vai, tranquillo. la proprietaria, c'è un permesso. Si lascia passare e poi si mette giù il primo foglio, che adesso andiamo a vedere che Gigi lo mette giù, più o No, meno stato segnato prossimo su. step, dare la colla in parete per far sì di avere un aggrappaggio migliore per la mano definitiva di colla. Prima mano in parete di colla, lasciare asciugare quarto d'ora, 20 minuti. Istante, non c'è tutto quel tempo. In questa Dai. maniera il fondo diventa più idoneo per la posa di questo tipo di carta. Secondo step. Gigi, parli tu, parlo io. Vai. Vai tu che io ho da fare. Ok. Secondo step, diamo la colla, proprio una velata di colla. Adesso fai i bordi, anche se sbordate, non avete È problemi. una colla trasparente, non lascia segno. Al massimo fate un ritocco sull'altra parete. Rifilate tutto, poi Gigi ha pronto già il rullo che molti anni fa, me lo ricordo, Gigi dava giù con la masciocca. La masciocca per chi penso a Roma, penso che lo sa che sia la pennellessa, quella grossa, quella da 12 centimetri. Anche Gigi, ormai passano gli anni, meno fatica, rullo. Poi mi chiederete perché non lo metto giù io.
avendo il migliore, perché dovrei farla io? Anzi, io vi dico un'altra cosa. Gigi, lui, a lavorare con Gigi è bello. L'unica cosa di brutto è che se vi dice una cosa, ve lo dice due, ve lo dice tre, vi caccia fuori, appoggiate nel sedere, come si faceva negli anni 80 con il garzone. Se non lo ascoltate, lui persino nella ditta, la prima ditta che... Raccontiamo un po' di te, Gigi. Che ha iniziato, dopo ha iniziato ad andare a lavorare da solo. Lui fa il tappezziere e... Gigi, e tappezzeria. Tappezzeria, tappezziere è uguale. Glielo trovi i gerbi giusti. E cosa succede? Ne hanno andato dietro un operaio alla sera. È andato in ufficio e gli ha detto: io non lo voglio, non va bene. Due, tre, quattro operai. Quanti operai ti hanno dato dietro? Quattro. Al quarto il suo titolare gli ha detto: Gigi, a te ti facciamo un operaio di legno, che almeno non hai più problemi con nessuno. Lui è bravo. Dovete solo ascoltarlo e fare quello che dice. Bene, adesso la colla sta dando giù, a parte gli scherzi. Quando ha dato tutta la colla, aspettiamo 10 minuti, quarto d'ora, tanto andremo a bere un altro caffè, Gigi. Io non c'è niente da fare oggi, è anche bello. Dopo faccio vedere, anche la porta va fatta. Dopo questo è un pezzo aggiuntivo che, siccome io sono in giro e domenica, mi manderà delle foto Gigi. E poi c'è anche un'altra parete di là dove c'è il tavolo, che ho fatta tutta. Mi manderà delle immagini e ve la farò vedere finita. Comunque gli step sono questi che vi stiamo dando indicazioni nel video. Adesso abbiamo dato tutta la parete la colla. Adesso Gigi ha messo un pezzo di scarto per provare se la colla è idonea a questo tipo di tappezzeria, mettendo la colla in quantità per la posa, in quantità giusta per la posa. Vedete che rimane già bella stesa, anche se ho passato leggermente la spatola in questa maniera. Aspetto, mentre asciuga sopra, aspetto quei 5 minuti e vedo se il parato attacca, fa una bella presa insomma sulla parete. E poi spieghiamo un'altra cosa: quando tiri via questo scarto, la gente si chiederà: e la colla sotto? Ma io la ridò pezzo per pezzo dopo, telo per telo, do la colla telo per telo. Primo pezzo, colla, parato. Secondo pezzo, colla, parato. Terzo pezzo, colla, parato. In che senso? Stendo. Il primo telo, cominciare sempre dal secondo foglio, non dal primo, per questione dello spigolo, dell'angolo storto. A piombo, col secondo telo, colla a tutto, nella larghezza giusta, naturalmente, andando leggermente fuori per non spaccare la giunta dopo, poso il primo telo con la colla giù. Secondo telo, che sarebbe il terzo, colla, poso il telo. Ok. E a seguire, una volta finita la parete, torno, Gigi, sto attento da non sbordare, da non sporcare la colla con la colla e il telo, e finisco il primo telo. Gigi, sai che io sono ignorante, sono assidimiti, no? Non ridai più la colla è questa che è. Questa mano fa da fondo, telo per telo fa da incollaggio. Ridai ancora della colla? Sì. Ok. Siccome io so che sono... Che con un pacchetto da 250 grammi si fanno circa 15 metri quadri. Dopo dipende dall'assorbimento del muro. In questo caso abbiamo dato del lavabile, assorbe di meno. Se c'è un muro che assorbe di più, andrà giù qualcosina in più, farei meno metri. Te l'ho chiesto perché sai che io sono ignorante, faccio 100.000 domande quando sono ignorante per sapere meglio. Vedi, sbaglio anche il verbo. Prima che sbaglio e poi mi inchiappetti. Con Gigi, se non capite, riditeglielo, perché se no... Ripeto l'infinito, fino a un certo punto... Sentito, fino a un certo punto dell'infinito. Dell'infinito, dopo inizia a bestemmiarti a dietro. No, a me sì, però. Mai parolacce sul lavoro. Ok. Posso?
controllo che la carta sia macerata di colla. Pian piano asciuga. Bella piena. La prova è fatta. Bella piena. Parla terra a terra. Questo ragazzo qua è molto istruito. Ha fatto le scuole alte. Guarda che io nei video parlo terra a terra molto esplicito. Perché altre parole non le so. Ok, secondo passaggio di colla. Adesso vengo più vicino per far vedere il segno della matita, dove è stato messo a piombo. A parte le tue chiappe, Gigi. Questo, vabbè, sono io che sto col telefono. Questo qua è il segno della matita che è stato messo a piombo dall'angolo. Dopo il primo foglio, questa parte va messo come secondo foglio, però va preso la misura. Dopo viene tagliato nell'angolo con il più. Allora, qua, fidati. All'incirca lo si dà, è scritto. È bello vederti lavorare. Due rullate e bastano, tanto è da 20. Guardate, due rullate abbastanza per far bagnare il foglio. Anche se andate un centimetro in più del foglio non succede niente. Ovvio non dovete fare tutta la parete. All'incirca, il foglio cos'era? 57, Gigi? Questo è da 69. 69, io con le misure mi perdo sempre. Anche se arrivate a 70 non c'entra niente, cioè non succede niente. L'importanza è che arrivate ancora la seconda mano. Data per il primo foglio, siamo pronti quasi alla stesura. Ok, si va a prendere il primo foglio. Aspetta che vengo di qua, che si vede il segno. Lo mettiamo a piombo, che è stato segnato prima. In alto, quanto è che cresce Gigi? Mezzo centimetro, un centimetro verso il filo? Lascia sempre quel paio di centimetri, stai fuori piombo, stai fuori bolla del soffitto. Il primo foglio è quello più importante, perché se questo non è in bolla, tutti gli altri vanno fuori bolla e si vede il disegno storto. Senza mettere in bolla. Poi se avete bisogno di una mano in più fatemi tenere il foglio sotto. Gigi, ve lo ripeto, a settembre va in pensione, tra 6 o 7 mesi. Ha sempre fatto il tappezziere e... signor tappezziere, come ti chiamiamo? Signor tappezziere o mochettista? Gigi? Tappezziere. Infatti non vi dico prima come hanno il rullo, questa parete qui la metto in 2 secondi, ma ci si fa il tappezziere, poi con la spatola, diciamola, perché tanta gente usa anche la spatola d'acciaio, la spatola di plastica. Bene, questo primo foglio, l'importanza del primo foglio per avere la linea dritta. Lo so che questo video è lunghissimo, però se volete metterla giù bene la tappezzeria, vi ho portato il migliore. C'è che fa casino questa signorina, e lei fa tutto ai buchi, fa tutto, è domenica. Ok, la prima l'abbiamo messa giù, inquadro anche il mio nipote. Voilà. E lui, vi inquadro lui, perché dopo vi faccio vedere che cosa ho sotto il cappello, il mio.
Allora Gigi, parliamo un po', spieghiamo. Anche quando lavora non parla. Non parla mai questo ragazzo. Una volta stesa, controllata che non ci siano bolle, si va a cominciare a ritagliare le scatole di direzione. Qui sotto abbiamo una scatola della corrente. La sentite quando schiacciate la colla, no, la tappezzeria. Se tu sei davanti così. Ma è stupenda. Lasciamo un foglio solo. Col taglio preciso si sistema le eventuali bolle, rimangono. Purtroppo con la carta, la tappezzeria, il bordo, lo spessore della scatoletta si vede sempre. Ritoccare con un po' di colore, cose del genere, perché questa è la tappezzeria che purtroppo ha un rapporto particolare e bisogna andare a prendere il disegno, togliere la scatoletta e rivestirla con il disegno. Però in questo caso il rotolo di 10 metri lineari con lo scarto e l'altezza non mi viene fuori lo scarto, il disegno giusto per rivestire anche il bordo. Diciamo che se erano fiori a righe o era più semplice. Era una tappezzeria normale, classica. Questa è una tappezzeria un po' particolare che con questo disegno purtroppo c'è un sacco di scarto. Io non vi ho detto una cosa, che questa porta, adesso la chiudo, posso chiuderla Gigi? Lo lascio sotto, andrà rivestita anche questa porta, con la tappezzeria, che c'è maniglia. È stata trattata prima con un primer particolare per il vetro. Adesso viene il bello, secondo foglio. È fantastico, come mai? L'applicazione del secondo foglio è già più brutta, dovete proprio seguire bene il segno, non sormontarla e non stare staccati di un millimetro o due perché si vede. Adesso vediamoci già dopo. Proseguiamo col secondo foglio. Adesso mi metto di qua, più o meno. È stata data ancora una colla, è stata passata per il secondo foglio. Adesso va messa bene. Mettete bene a posto il disegno. Grazie, pazienza. Ciao. Ancora questa signorina che fa casino. Va bene. Una volta posizionato e tagliato, sicuro la giunta, perché i disegni non combaciano mai perfettamente, però massaggiando un po' di qua, un po' di là, si riesce a farli combaciare. L'importante è il piombo. Se parti a piombo, la giunta viene perfetta, senza sormonti, senza dilatazioni. Qua sbordato con la colla, si pulisce subito. Spugnetta umida. E per non saperne leggere né scrivere, tutta la giunta si dava. Spugnetta umida.
Quale vasta scala che mi è venuto male di braccio. Sposto? Arrivo, infatti ieri. Qui c'è la giunta. Si parte a sistemare il disegno. Si pulisce sempre la spatola per non sporcare tutto. Un cartino di quelli, sì. No, ma sul lettino tanto per prendere la misura qua perché il muro stoppa. Volete un caffè ragazzi? Io ne ho già presi due. Ma io sono a posto, grazie. A posto. Io ho già fatto colazione, ho preso due caffè. Un bicchiere di vino, non so. No, no, basta il vino. Se no con la bocchino, non so. No. Poi quel problema che ho di stomaco. No, se prendo un bianco adesso le scimmie, grazie. Chissà come sono le scimmie. La prendo, la metto sulla spalla. Tanto che ci siamo, posso riprenderti? Ringrazio la proprietaria per questo video. Quella dietro, sempre quella che fa casino col trapano. Sempre. Ringrazio lei. Poi intanto inizio a ringraziare Gigi. Dopo 4 anni ce l'ho fatta a prenderlo, che poi abita anche lui a Lodi. Facciamo la pubblicità. Lui si chiama? No. Non lo dico. No. Pierluigi. Punto. Punto. Per gli amici Gigi. Okay. Per me è cuoricino. Ma non dico altro perché c'è gente. Ma non si passa sotto la scala, vero? No, porta sfiga. Non posso dire che ci lavoro. E non sono neanche meridionale. Però le sfighe sono sempre quelle. Ok. Il pezzo che abbiamo tirato via l'abbiamo messo lì alla porta. Adesso è solo appoggiato per darvi l'idea. Il pezzo che abbiamo tagliato l'abbiamo tenuto. Domani lo sistema bene, che adesso io chiudo il video, ma al finale del video, dopo dei miei saluti, Gigi riprenderà tutta la parete 10 secondi, vi farà vedere la parete finita. Se ha voglia, anche dall'altra parte c'è un'altra parete, con delle ante, rivestirà le ante, ma il sistema è sempre questo. Eccola, finita! Mi tolgo. Metto davanti al vetro. Scusa Gigi. Bella, piace. Andiamo a vedere. Oh, le giunte si vedono o no? Ora io so che sono ai pilastri, però non mi ricordo più dove. Venga, ma assomiglia a questa scimmia. Una tu, una me. Allora. Adesso andiamo a vedere anche l'altra. Partito. Ok, Gigio, apro io, qui vedete la giunta, non è una giunta, Gigi, ok, è stato fatto anche il bordino, un'anta, qui ci sarà un'altra anta, qua c'è l'altra, Gigi è dovuto riprenderle anche dentro, ho detto che era migliore. Pianeta delle scimmie, senti, ti inquadro, ringrazio Gigi, veramente lo ringrazio, lo conosco da 30 anni. Bene o male. Bene o male. Avevo ancora Renault 5 bianco turbo. Venivi lì, io avevo 10 anni, 12 anni. Bene o male, sì, dai. Prossimo mese ne ho 50, perciò 40 anni. Grazie Gigi, ci ho messo 4 anni a farmi fare questo video. Ma però ne valsa la pena. Ok, arrivati a questo punto,
Domani Gigi vi farà vedere tutta la parete, ma sarà nei miei saluti finali, gli ultimi 10 secondi, ci sarà tutta la parete finita con la porta. Adesso vi faccio vedere perché non faccio più il video, perché ho avuto seri problemi di salute, mi ricresceranno, ormai li ho visti che sono bianchi, la mia barba da 2 settimane non c'è più. Allora, come sempre io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora Gigi, la proprietaria. Vi lascio la mia email che è la solita gonnyeduardo37@gmail.com. Grazie a tutti, voglio ringraziare anche la gente che mi ha scritto a dicembre vedendomi già, chiedendomi se stavo bene, io dicevo di sì, infatti no, però vabbè, vi ringrazio per loro. Grazie a tutti, come sempre, al prossimo video. Spegni!